E oggi conoscerete un'altra ombretta, tenace, insubordinata e guerrafondaia. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. E benvenuti da Ombretta su Arte per te. Niente paura, niente paura, era solo un intro d'effetto, ma effettivamente si riallaccia un po' con quello che oggi ho da dirvi. Oggi non vi insegno niente, oggi ho da chiedervi qualche cosa e quindi vi prego innanzitutto di sedervi comodi, visto la mia logorrea, e ascoltarmi un attimo. Oggi voglio parlarvi di una cosa che a me preme molto e di cui vi ho parlato anche su Facebook recentemente, la mia partecipazione al programma Tutorial, dove fino a qualche tempo fa stavamo andando alla grande, eravamo primi, lottavamo con i secondi per raggiungere la meta e mi piaceva tantissimo questa lotta così serrata. Io sono molto competitiva, quindi questa cosa mi divertiva tantissimo. Poi a un certo punto un canalone ha preso il sopravvento e giustamente sono tanti iscritti e quindi è ovvio che supportino la loro tutorialist preferita. E lì mi sono fermata, lì per lì ho detto ok, vabbè, è un canale molto più grande del mio, ci sta che vinca questa persona, a cui va tutto il mio rispetto e tutta la mia stima, io non sto mettendo accenti di merito su questo o quel canale, per me tutti i concorrenti di Tutorial sono bravissimi e meritevoli di vincere, però quello che dico io è che noi siamo 15.000 ragazzi, 15.000, e quindi in 15.000 ancora non ho neanche 1.000 voti. Io mi sono detta, ma perché? Lì per lì ho detto, vabbè, sicuramente ragazzi non sono soddisfatti dell'operato, quindi basta, lasciamo il campo a chi merita e tiriamo in barca i remi. Ok, questo modo di pensare su di me è durato un giorno, perché poi sono subentrati una serie di cose, sono molto riflessiva, cioè rimugino molto, e allora mi sono detta, sì, però non è giusto mollare per tutti quelli che hanno espresso il loro voto, per tutti quelli che si sono impegnati a portare avanti Arte per te, non è giusto mollare per me, che ogni volta mi metto qui davanti alla videocamera e faccio dei video con tanta passione, con tanto amore, vi insegno a fare tutto quello che so fare, non è giusto mollare per Gabriele, che mi dedica tempo nel montaggio dei video, che dedica tempo al canale, per il tempo che rubo alla famiglia, rubo tra virgolette, non rubo nessun tempo alla famiglia, lo dedico al canale volentieri anche per la famiglia, perché penso che sia un qualcosa di bello. Lo devo anche ad Antonio, che ci mette tanta passione ad aiutarci con la formulazione tecnica del canale, insomma lo devo soprattutto ad Arte per te, perché Arte per te oramai è un'entità autonoma, lo devo a Tito, povero Tito, lui è arrivato, merita una soddisfazione. Lo devo soprattutto ad Arte per te, e senza peccare di immodestia credo che Arte per te sia proprio un bel canale e meriti di vincere, perché Arte per te non è fatto solo da me, ma è fatto anche da voi, dalle vostre richieste, dai vostri input, dai vostri sentimenti che convogliano tutti qui su questo canale, dalle vostre mail che mi spingono sempre a fare nuovi video, a fare nuove creazioni. Arte per te è un canale grande, grande non soltanto in numeri, che sarebbe una cosa relativamente sciocca, ma Arte per te è un canale grande in contenuti. Arte per te instilla cultura, voglia di fare, voglia di arte, propaganda l'arte, propaganda i mestieri dell'arte. Arte per te dà lo spunto a riprendere delle passioni sopite o a immettersi strade inusitate. Arte per te fa conoscere un tessuto che è ben chiuso e serrato e difficilmente si può conoscere altrimenti. Non è un canale monotematico, non vi insegno a fare una cosa sola, ma cerco di spaziare. Non è un canale dedicato ad un solo target, o ai ragazzini o ai grandi. Io cerco di accogliervi tutti in questo contenitore pieno di creatività, dai piccolini piccolini ai grandi grandi, con la loro maturità, la loro saggezza. Spazia dall'iconografia a Tito, spazia veramente in lungo e in largo, e ha tantissimi fan, tantissimi amici, lo vedo nelle vostre mail, le vostre mail che finiscono sempre con un grazie perché mi
perché mi hai fatto riprendere a disegnare, grazie perché mi hai dato la voglia di dipingere, grazie perché mi hai aperto un mondo, grazie, l'ultima, una delle ultime mail bellissime che mi è arrivata, mi diceva, era relativa a Tito, e una mamma mi ringraziava perché suo figlietto, che non era mai stato avvezzo al disegno, proprio non gli piaceva, una domenica mattina si è svegliato e subito ha preso matita e foglio per salvare Colorium, e allora mi ringraziava perché avevo avvicinato il figlio a questa dimensione artistica che prima proprio non amava completamente. Bene, non dovete ringraziare me, dovete ringraziare voi stessi di questo, perché siete voi a darmi la voglia di creare e fare tutte queste cose. Io lo faccio per voi, sì, lo faccio per me stessa, ma lo faccio soprattutto perché dall'altra parte c'è qualcuno che mi sta ascoltando e che apprezza quello che faccio. Arte per te merita di combattere, non dico di vincere, ma di non arrendersi, di non lasciare le cose così come stanno. Arte per te merita il vostro voto. Se avete cliccato quell'iscriviti, un motivo ci sarà stato, perché se avete cliccato quell'iscriviti, un merito lo avete attribuito a questo canale. E allora, siccome io ci credo profondamente e so che anche voi apprezzate e ci credete profondamente ad Arte per te, vi voglio soltanto fare riflettere un attimino su una cosa che riprende un pochettino quella che è la società oggi. Arte per te offre un grosso servizio alla comunità, a tutti, alla comunità, e mi ci metto pure io, offre un grande servizio anche a me in termini di stimoli, di soddisfazioni, ma credo anche a voi. Copre ad ampio raggio le esigenze di svago, di intrattenimento, di divertimento di molti di voi. Ora, perché Arte per te merita di arrivare, di vincere una trasmissione di questo tipo? Perché in televisione si porterebbero quindi contenuti di questo tipo, si porterebbero soprattutto contenuti, si porterebbe l'arte in un paese che ce lo sta cassando da tutte le parti questo settore, che ci preclude la conoscenza, che ci preclude il fatto di godere delle nostre opere d'arte che sono ormai sparse in tutto il mondo, che ci preclude di studiare la storia dell'arte a scuola perché stanno assottigliando i programmi, stanno assottigliando tutto nell'arte. E allora godiamoci uno spaccato di arte e godiamoci uno spaccato di cultura vissuta allegramente. Arte per te porta a casa la conoscenza dell'arte in maniera spensierata, scanzonata, un po' come sono io, in maniera folle anche, vogliamo dire, ma sempre attenta alla qualità. I competitori televisivi di arte non vi propongono quasi mai cose nuove, inusitate, sono sempre idee tratte dal web, sono sempre idee prese in prestito. Arte per te, il 98% delle idee che vi propone sono idee originali, autentiche, create da questo pazzo cervellino. E la rimanente parte di creatività, dico il 2%, se è tratta da un'altra fonte, non solo è denunciato, ma in più è rivisitato, non è presa e copiata pedissequamente. Quindi Arte per te ci mette tanto per voler arrivare di quella classifica. Arte per te però non sono io, della vincita di Arte per te non beneficerei soltanto io, che se da una parte ne godrei tantissimo in termini di soddisfazione, ma non me ne verrebbe null'altro, perché non si vincono soldi, si vincono solamente due puntate registrate per la nuova serie su argomenti d'arte, quindi porteremmo l'arte in TV. E questo per me anzi comporterebbe anche altre spese, perché dovrei affrontare il viaggio, la spesa di arrivare sin là, ma chi se ne importa, lo faccio con tutto il cuore, lo faccio volentieri, è una cosa che mi piace fare, io vorrei vedere questo in TV, spero che anche voi vogliate vedere questo in TV, ma far arrivare un contenitore che non deve essere per forza Arte per te, ma fare arrivare un contenitore come Arte per te al vertice di una classifica significa che la gente vuole qualità, non vuole solamente l'ovvio, non vuole solamente quello che è di moda, quello che è visto e rivisto, perché sì, oggi va tutto alla grande, va tutto di moda, siamo trendissimi, un modo super americano per dire che siamo eleganti, ci piace lo shabby chic, un modo tutto straniero per dire che va di moda lo stile decapato, il nostro toscanissimo stile decapato, insomma è provenzale anche, sì, ma anche in Toscana di decapato ce n'è tanto, no? E allora, e anche in Italia di decapato ce n'è tanto, non ci facciamo togliere la cultura e inculcarci soltanto queste tendenze passeggere. Votate Arte per te! Vi faccio vedere velocemente come votare Arte per te. Andiamo dal profilo di Gabriele, così è come appare da voi. Cercate Arte per te, entrate sulla pagina, quindi arrivati,
Subito sotto il banner dove c'è la mia facciona col cappellone di Natale, proprio in basso, vedete, c'è la scrittina Tutorial, vota arte per te su Tutorial. Cliccate lì. È facile facile. Adesso vi si aprirà un video, una schermata, dove vi si chiederà di iscrivervi alla pagina di La 3. Cliccate e iscrivetevi, poi vi si aprirà un'altra pagina dove vi si chiederà di iscrivervi sulla pagina di Tutorial. Iscrivetevi, quindi arriverete a questa pagina. Qui questi passaggi sono stati già fatti. Qui ci sono tutti i partecipanti di Tutorial, a cui auguro un in bocca al lupo, ma voi cercate la mia facciona. Eccola là. Che faccia, che foto che hanno preso. Cliccate sul cuore e avrete così aiutato Ombretta e Arte per te. Qui ovviamente mio marito ha già votato, quindi non si può, ma è lì proprio che dovete cliccare. Vota Antonio, vota Antonio, vota Antonio. No, no, scherzi a parte. Badate bene, né a muovermi alla smania di fama e di celebrità, perché la ragazza che ha vinto l'anno scorso, Valentina Fantasvale, il cui canale è bellissimo e per fortuna tratta di arte, non è arrivata a fare trasmissioni internazionali, non ha fatto nulla grazie a Tutorial. Quello che ha raggiunto grazie alla sua professionalità. E purtroppo, oggi come oggi, chi basa i suoi percorsi sulla professionalità, sulla serietà dei contenuti, non procede a grandi passi, va lentamente. Sicuramente va, ma va lentamente. Quindi io abbasso il mio orgoglio, perché l'orgoglio in questa circostanza è degli stupidi, abbasso il mio orgoglio e vengo qui umilmente e sinceramente a chiedervi, votate Arte per te! Portate questo video in tutte le bacheche di Facebook, fate in modo che i vostri amici votino Arte per te, che conoscano Arte per te. Votate i contenuti. Un canale come Arte per te, io credo, regali molto, molto, molto di più ai ragazzi, alle persone adulte, a me, a noi di Arte per te. Noi meritiamo di arrivare primi. Quindi, aiutatemi. Aiutateci, aiutiamoci e votiamo, votiamo, votiamo per Arte per te. No, non mi arrendo, non getto la spugna, non cedo il passo, lotteremo, lotteremo e fino al giorno prima avremo voglia di vincere, vero ragazzi? Quindi vi metto qui sotto nel box informazioni dove c'è la scrittina mostra altro il link per votare Arte per te, il link per votare il vostro canale preferito. Questo video mi serviva per cancellare quella cosa che avevo scritto su Facebook del cedere il passo. No, non sono d'accordo, Ombretta non è fatta così. Se Ombretta avesse ceduto il passo 3 anni fa non avrebbe aperto Arte per te. Se Ombretta si fosse arresa ai fatti così come vanno, oggi non saremmo qui a discutere. Io non voglio che le cose vadano per inerzia, io voglio essere artefice del mio destino. Perché essere artefici significa vivere con creatività. E allora vivete con creatività e cliccate un mi piace sul canale Arte per te. Sì, ma non solamente qui su YouTube, anche su Tutorial. Vi ringrazio dal profondo del mio cuore. Mi scuso ancora per questa invadenza, ma ogni tanto ci vuole una scossa, ogni tanto ci vuole una chiacchierata tra amici in tutta sincerità. Quindi grazie se vorrete votarmi, scusatemi se vi ho annoiato. Qui non basta che votiate soltanto voi. Prendetevi quel 10 minuti da regalarmi, perché in questo caso mi regalereste 10 minuti del vostro tempo, e chiedete a vostro figlio di fare, o vostra figlia, o vostro zio, o vostro cugino, di farvi la cortesia e votare il vostro canale preferito su Tutorial, Arte per te. È qualcosa di più di un semplice contest. È una questione di principio, è una questione di passione. Bene, quindi io vi ringrazio. E vi rimando al prossimo video, che promesso sarà natalizio. Da Ombretta e da Arte per te è tutto. Arrivederci e votate!